finalmente sono riuscito a rubare dalla scrivania di Alberto le chiavi della CB500F, così posso raccontarvi come va anche nel classico giro domenicale, anche se a dirla tutta oggi è venerdì, ma vabbè, questo non conta. Come molti di voi sapranno, non è proprio il primissimo contatto che ho con la CB500F, infatti ho avuto l'opportunità di provarla in anteprima sulle bellissime strade di Tenerife, però adesso è il momento di valutarla in un contesto molto più familiare. In questo caso siamo in direzione Pian del Tivano, abbiamo appena passato Sormano, strade molto note anche al nostro Nico Cerghini, e quindi molto ben diverse rispetto alle pennellate d'asfalto che abbiamo trovato sull'isola di Tenerife. Allora, è il momento di guidarla un po' in modo un po' sportivo, vedere se questa CB500F ha nel DNA dei geni sportivi. Posizione di guida che mi piace, la seduta è bella scavata, quindi dà tanto comfort quando si viaggia, come vi ha detto il nostro Alberto. Il manubrio è bello stretto, si riesce tranquillamente a passare nel traffico, ma comunque dà un buon controllo anche quando la si guida in una strada come questa. Si riesce bene a caricare l'anteriore, ma quello che più mi piace è che io, che sono comunque abbastanza alto, ho le gambe molto lunghe, riesco tranquillamente a cucirmi la posizione di guida. Anzi, spesso su molte moto, soprattutto di piccola cilindrata come questa, tendo a toccare il codino col sedere, invece in questo caso posso stare tranquillamente al centro e ho ancora un paio di dita dietro di me. Ragazzi, tra i tornanti è una vera scheggia, sentite anche come si riscatta. Infatti il peso forse è un pochino alto, siamo 189 kg, ma quello che fa veramente la differenza è il baricentro basso. Infatti è molto veloce nei cambi di direzione, e questa caratteristica tecnica che hanno scelto gli ingegneri della casa di Tokyo favorisce per l'appunto la guida nel misto stretto. Inoltre, un'altra cosa che mi piace un sacco delle naked di media cilindrata, e che la Honda CB500F conferma, sono le sensazioni che trasmettono le gomme. Infatti abbiamo 120-70 all'anteriore, 160-60 al posteriore, quindi delle gomme di media misura che sono secondo me l'ottimo compromesso tra la rapidità nei cambi di direzione di una piccola cilindrata e la stabilità e l'appoggio di una moto grande. Infatti qua si ha 48 cavalli e il gommone da 180 non servirebbe a nulla. 48 cavalli che non sono per nulla eccessivi, anzi forse un po' bassi per una 500, però quello che aveva voluto fare Honda è offrire un prodotto guidabile con patente a 2, infatti si può farlo, e con i miglioramenti del 2019 è stato migliorata l'erogazione ai medi regimi. Infatti, come potete vedere, stiamo lavorando, stiamo ottenendo i regimi sopra i 3000 giri, non oltre i 6000, perché non è necessario anche a marce abbastanza lunghe, perché adesso siamo in quarta, la strada è in salita e la moto non fa per nulla fatica, è veramente molto equilibrata, ma super super divertente. Come vi stavo dicendo, per regalare queste sensazioni e queste spinte del motore, dare così questo carattere al motore, i tecnici giapponesi hanno lavorato sulla parte alta del motore, sulla distribuzione, è stata rivista la fasatura e anche l'alzata, appunto per offrire queste caratteristiche. Devo dire che la scelta è stata veramente azzeccata, perché riesce ad offrire quel zic in più di potenza e coppia rispetto a una 300 o una 400, quindi la CB500F si avvicina molto a una moto di cilindrata maggiore, ma riesce a mantenere tutta la facilità e la familiarità che riuscirebbe a trasmettere una moto piccola. In questo contesto adesso siamo anche un po' in salita, non riesco a sfruttare a pieno il freno, ma già il primo mordente è abbastanza buono, nonostante comunque l'estetica faccia un po' storcere il naso. Infatti è una pinza assiale monodisco, ma assolutamente non bisogna farsi ingannare. Intanto siamo arrivati sull'osservatorio, quindi è il momento di trarre le conclusioni, che vi do gli ultimissimi dati.
Ci siamo fermati alla colma di Sormano, dove purtroppo non c'è un gran panorama, ma possiamo sempre ammirare il bellissimo osservatorio di Sormano. Insomma, tiriamo le somme della Honda CB500F, finito questo test frazionato che avete seguito insieme ad Alberto ed insieme a me per questa ultima prova nel misto. Allora, secondo me la Honda CB500F si è dimostrata una moto veramente completa, merito dell'ottimo bilanciamento delle sospensioni, del motore e della ciclistica in generale. Veramente completa perché si riesce ad usare benissimo nel misto come questo, è veramente divertentissima, facilissima, ma anche quando la si utilizza in un contesto extraurbano o in un contesto cittadino è veramente al top. Comoda, non scalda, consuma veramente poco, perché anche oggi ci siamo fermati intorno ai 3,7-3,6 litri ogni 100 km, che corrispondono a circa 28 km con un litro, quindi un valore veramente eccezionale per una moto di media cilindrata. E che dire, inoltre anche il prezzo è veramente competitivo, perché per una moto completa come questa, che può essere utilizzata tutti i giorni, dalla mattina alla sera e anche la domenica per andare a farsi un giro in moto, si parla di 6.290 euro franco concessionario, a cui appunto vi hanno aggiunti qualche centinaia di euro per immatricolarla, ma veramente una cifra più che ottima. Insomma, spero che questa prova frazionata vi sia piaciuta. Vi ricordo di iscrivervi al canale di moto.it di YouTube se non l'avete già fatto, mettere like ai video se vi sono piaciuti e di continuare a seguire le nostre news sul sito moto.it. Ciao!